dov'è la matita? Guarda un po' cosa mi sono fatta qualche giorno fa. Ma dimmi un po', ti piacerebbe averne uno anche te? Allora Giorgia, sei pronta? Sì. Giorgia, fammi vedere subito il braccio. Quale braccio? No, non mi sono fatta male, no? Non c'ho nulla da farti vedere. No, dai, mi sto annoiando. Vado dal babbo. Babbo! Dimmi Giorgia, cosa c'è? Posso chiamare qualcuno e farlo venire a casa perché mi sta annoiando? Va bene, e chi vorresti chiamare? Mattia! Ah no, per ora che ci fanno sciare. Sono già lui. Sì. Quindi Mattia non c'è, chi vuoi chiamare? Aurora, visto che l'ho fatto, che si è lasciata con Andrea, questa volta può venire a giocare con me? Sì, dai. Ok, vai, chiamala. Dai, a dopo, ciao. A dopo. Mi manca tanto Andrea. L'altra volta forse mi sono comportato un po' male con lui. Ma pensarci bene, è tutta colpa di Giorgia. Durante il gioco della bottiglia ho scoperto che in realtà è stata lei a farmi lasciare con Andrea. Guardate un po'. Ora manderemo un messaggio da Andrea per far credere ad Aurora che Andrea ha un'altra ragazza. Gliela voglio far pagare, ma non so come vendicarmi. Chi è che mi sta chiamando? È Giorgia. Pronto, Giorgia? Ciao Aurora, verresti a giocare qui da me? Sì. Tanto non avevo niente da fare. Sì! Allora ti aspetto. Arrivo subito, Giorgia. Ciao! Ciao! È arrivato il momento di vendicarmi. Sì, che bello! Aurora viene a casa mia. Se vi piace questa idea, lasciate tantissimi like e continuate a seguirci. 20 minutes later. Hanno bussato? Chi è? Ciao. Oh, Aurora, entra. Ciao. Ciao. Ciao, Salvo. Mi ha chiamato Giorgia. Sì, Aurora, lo sapevo, me l'aveva detto Giorgia. Giorgia, vieni. C'è la tua amica. Bello. Ciao. Ciao. Ti vuoi andare a giocare su in camera? Va bene, è un'ottima idea. Andiamo. Allora Aurora, che si può fare insieme? Hai qualche idea Giorgia? Se no ce l'ho io qualche idea per giocare. Che state facendo? Babbo, ancora nulla, però vogliamo giocare. Ok, però domanda, prima di giocare hai già fatto i compiti? No babbo, però c'è Aurora, io voglio giocare, cioè... No, Giorgia, forse non ci siamo capiti. Prima di giocare iniziamo a fare i compiti, poi dopo aver fatto i compiti puoi giocare. Anzi, approfittane che c'è Aurora, la tua amica, che è più grande di te e di sicuro ti potrà aiutare in matematica. Fatti aiutare da lei, no? È vero, Aurora, mi aiuti? Sì, Salvo, ci penso io, non ti preoccupare. Che bello! Visto che ti aiuta lei, finiti di fare i compiti e poi giocate e fate quello che vi pare. Ciao, a dopo! Vai, allora. 2 per 1? 2 per 1, 2. Va bene Giorgia, sei brava. Però adesso fammi un conto. Fammi 3 per 9. Ma 3 per 9 non l'abbiamo studiato. Allora 2 per 3, 5, 4 per 3, 5. Ok, ci sono 27. Dov'è la matita? Carolino, aiutami. Dov'è la matita? Dov'è la matita? Matita, dove sei? Dov'è? Ma che ci fa lì la matita? Come c'è finita lì? Chi ce l'ha messa? Dai Giorgia, valla a prendere che dobbiamo finire i compiti. Sì, la vado subito a prendere. Brutta matitina, ma perché sei finita lì? E poi come hai fatto a finirci? Boh, vabbè. Perché mi hai strappato il foglio? Adesso non mi faccio a finire i compiti! Io ho strappato il foglio? Sì. Ma cosa ti viene in mente? No, non sono stata io. Ho sentito anche il rumore. Ma quale rumore? Ti pare che l'abbia potuto fare? Io volevo solo andare a giocare. C'eri solamente te nella stanza, quindi che può essere stato? Il foglio da solo? Sì, io non di sicuro. Ora se lo vede il babbo si arrabbia. Sei stato te, perché l'hai fatto? Ancora? Non sono stata io. Che sono queste urla? Perché state urlando? Giorgia, ma perché hai strappato il quaderno? Babbo, non sono stata io, è stata Aurora.
No, Salvo, non mi permetterei mai e poi mai di strappare il quaderno ad una bambina, specialmente Giorgia. Le ho spiegato quello che doveva fare, ha detto che era troppo difficile, non l'ha voluto fare e quindi ha strappato la pagina del quaderno per non farlo. No, non è vero, bugiardona! È stata Aurora! Giorgia, Giorgia, dai! Tanto lo so che sei stata tu, perché non è la prima volta che lo fai. Comunque, fate pace e lasciate perdere la matematica, i compiti, dopo poi si esce quando avete finito di giocare e si va a comprare un quaderno nuovo, va bene? Fate pace e giocate, dai, fate i bravi! Aurora, ma non si fa così! Dai, ma almeno non fai i compiti, no? È vero, brava! Hai avuto una fantastica idea, grazie! Ok, Aurora, adesso giochiamo a il gioco del BG. Ok, devi tirare giù questa manovella ed esce il dato. Tipo a me ne è uscito uno, quindi devo fare una volta così. Bene, e qui dentro c'è una merdina. Se esce, te la devi prendere al volo, se no perdi. Allora inizio io. Uno, è uscito uno. Tac. Ok, non è uscito uno. Tocca a te. Questo sta a me, aiuto. Uno. Preso io. Sì, che bello! Ho vinto io la merdina, ho vinto io. Ne, che bella! Giorgia, guarda un po' cosa mi sono fatta qualche giorno fa. Che bello! Ma è un tatuaggio, è strafantastico, bellissimo! Sì, Giorgia, è un tatuaggio. Ma dimmi un po', ti piacerebbe averne uno anche te? Che bello! Fai vedere? Guardate che bello! Però Aurora, lo sai che il mio babbo non vuole che io mi faccia un tatuaggio. E dai, te lo fai qui sul braccio, tanto è inverno, si copre facilmente. Tanto, tra un mese va via e Salvo non lo vedrà. È vero! Tu sei la maga delle idee, quindi me lo faccio. Dammi una mano, andiamo in bagno. Andiamo. Ferma. Vediamo se c'è il babbo. Ok, no, non c'è, possiamo andare. Aurora, ma come si fa a farti il tatuaggio? Non me lo ricordo. Non ti preoccupare, Giorgia, ci penso io. Sei pronta, Giorgia? Sì, sono pronta. Lo vuoi fare qua? Sì. Allora, guarda, sta già venendo, lo vedi? Sì, sono contentissima. Allora, Giorgia, sei pronta? Sì. Voilà. Ma è bellissimo! Sì? Sentite, che fate in bagno voi due? La pipì! La pipì? E che la fanno insieme? Che schifo! Boh. Se n'è andato via e per fortuna non c'è aperto la porta. Wow, comunque è venuto veramente, ma veramente bellissimo! E già, Giorgia, è proprio bello! Ti posso fare una foto? Certo che me la puoi fare! Mettiti in posa! Aspetta, Giorgia, ne faccio un'altra. Aspetta Giorgia, mi è arrivato un messaggio e mia mamma, vado a rispondere, aspetta. Wow, veramente bellissimo. Ragazzi, se vi piace anche a voi questo bellissimo tatuaggio, lasciate tantissimi pollicioni e continuate a seguirci. Adesso gliela faccio pagare. Questa è la foto giusta, ok? Inviato, adesso vedrà. Ok, anche questa è fatta, inviato. Un messaggio? Non conosco il numero. Se non sbaglio, questo è un tatuaggio. Ragazzi, a me mi sa che questo braccio è della Giorgia. Quindi vuol dire che Giorgia si è fatta un tatuaggio? Giorgia! Giorgia! Si è fatta un tatuaggio? Giorgia? Dove sei, Giorgia? Giorgia! Giorgia! Sì, babbo. Giorgia, fammi vedere subito il braccio. Quale braccio? No, non mi sono fatta male, no? Non c'ho nulla da farti vedere. Fammi vedere. Giorgia, questo è un tatuaggio! Ma perché ti sei fatto il tatuaggio? Lo sai che io non voglio che tu ti fai i tatuaggi? Ma è tutta un'idea di Aurora! Come un'idea di Aurora? Sì. Giorgia, non dirle bugie! Lo so che è tutta idea tua questa qui! No, è stata un'idea di Aurora, sto giurando, guarda! Perché ce l'ha pure lei, me l'ha fatto vedere e ha avuto l'idea di farmelo fare pure a me! No, Salvo, in realtà io glielo ho detto che i tatuaggi se li fanno solo i grandi, ma lei ha insistito e che potevo fare, l'ho usata. Bugiarda!
E dai, Salvo, io gliel'ho detto in tutti i modi di non farlo, credimi. Però alla fine ha deciso lei e ha detto pure che tanto non l'avresti scoperto. Ma sei stata te a dire che il babbo non l'avrebbe mai scoperto perché dura un mese sto tatuaggio? Ma... Sì, va bene, Giorgia, facciamo così. Quando dopo Aurora va via, io e te facciamo i conti. Per adesso giocate e poi dopo vediamo. Aurora, ma perché l'hai detto? Tanto lo sapevi che si arrabbiava. Giorgia, è ovvio, io ho detto che sei stata te, perché sennò Salvo si sarebbe arrabbiato con me e dopo non sarei più potuta tornare a giocare. È vero! Sei un genio, hai ragione! Ma guarda poi quanto è brutto questo tatuaggio! Ma io non capisco! Lo sa che io non voglio che lei si fa tatuaggi e lei continua a farsi tatuaggi! Ma io non capisco perché! Salvo, ma che succede? Perché sei arrabbiato? E che succede? Perché sono arrabbiato? Perché la tua bambina, come sempre, non mi ascolta. Si è fatto un tatuaggio sul braccio. E tu sai che io odio che i bambini abbiano i tatuaggi sul braccio, eh? Vabbè, Salvo, dai, ma è di quelli che vanno via. Mamma mia, come sei... Avventure in famiglia. Noi siamo Salvo e Giorgia. Wow, i video sempre una pioggia. Guarda, ho disegnato un unicorno, ti piace? Bello, Giorgia. Bellissimo. Giorgia, senti, devo proprio andare in bagno. Vado super veloce. Allora, ancora non ci siamo. Quello che ho fatto ancora non basta. Devo inventarmi qualcosa. Cosa posso fare per farla soffrire di più? Idea! Lei mi ha fatto lasciare con Andrea, quindi io adesso la farò lasciare con Mattia. Ah, wow, hai fatto velocissimo. Su, dai, continuiamo a giocare. Sì, va bene. Che fastidio. Giorgia! Giorgia, vieni un attimo giù! Oh. Sì, mamma, arrivo! Aurora, arrivo subito. Resta qui ferma. Sì, sì, Giorgia, fai pure con calma. Che c'è, mamma? Giorgia, amore, sto lavando i piatti, ma avrei bisogno di te. Mi gratti la schiena, per favore, che c'ho le mani bagnate. No, dai, mamma, ma stavo giocando. Vabbè, una grattatina veloce e poi ritorno. Ma dove ha messo il cellulare? Ma dove può essere? Eccolo qua, l'ho trovato. Proprio in su. Ah, grazie Giorgia, meno male che ci sei te, amore mio. Prego. Eccolo il suo fidanzato, ancora per poco. Gli scriviamo un bel messaggio. Ciao Mattia, ho trovato un altro fidanzato. Non ti voglio più e sei brutto. Inviato. Adesso vedremo. Mattia, è arrivato un messaggio. Ah, è Giorgia. Ciao Mattia, ho trovato un altro fidanzato. Non ti voglio più, sei brutto. Sono stato a sciare 3 giorni e lei ha già trovato un altro fidanzato. Ora gliene dio 2. Ah, sono arrivata. Dovevo grattare solamente la schiena alla mamma. Ma sento un telefono squillare. Questa qui è la mia suoneria. Eccolo. Mattia, ma che vuole Mattia? Pronto, ciao Mattia. C'è un corno. Basta, non ti voglio più vedere. Domani quando siamo a scuola non mi devi neanche salutare. Pronto. Giorgia che piange? Ma cosa è successo, Giorgia? Ma Giorgia, amore, non piangi. Mattia mi ha lasciata. Amore, mi dispiace. Giorgia, mi dispiace tanto, ma io ho un impegno, me ne devo proprio andare. Bene,
Finalmente gliel'ho fatta pagare. Se l'è proprio cercata. Adesso finalmente siamo pari. No amore, dai, non piangere. Vedrai che si aggiusta tutto. Ma com'è successo? Mamma, non lo so, ma giuro che io non ho fatto nulla. Piccolina mia. Mamma, praticamente mi ha telefonata e mi ha detto che non mi vuole più perché sono brutta e cattiva. Ma dai amore, sarà stato un malinteso. Vedrai che si aggiusta tutto. Ma mi ha detto anche che quando vado a scuola lo vedo e lo devo neanche salutare. Amore, ma sarà stato un malinteso, dai. Senti, che ne dici? Salutiamo i nostri amici da casa. Sì. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanellina degli aggiornamenti. E io, mamma, Aurora che se n'è andata e Mattia che mi ha lasciata, vi salutiamo con un grande wow! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Salvo. E io sono Giorgia. E come vedete mattina presto Giorgia c'ha lo zaino perché stiamo andando alla fermata del pulmino, perché tra un po' va a scuola. Oggi faremo un video dove vi faremo vedere cosa combina Giorgia durante la giornata. Ovviamente la prima mattinata la perdete perché dentro la scuola non si può registrare, giusto Giorgia? Sì, è vero. Vai, ora andiamo a aspettare il pulmino perché sennò lo perdiamo. Ragazzi, domanda: ma voi per andare a scuola andate con il pulmino oppure con la macchina? Scrivetelo nei commenti. Ah ragazzi, dimenticavo, prima di continuare a vedere il video ovviamente lasciateci tanti like. Dammi un bacino Giorgia. Mua. Buona scuola anche a te. Ah, ma io non vado a scuola, eh. Oh ragazzi, sapete qual è il momento della giornata che mi piace di più? Quando Giorgia è a scuola, cioè la mattina. Perché? Perché non sento i suoi capricci, non si fa male, non mi fa gli scherzi. E quindi, io sai che vi dico, ora mi godo un po' di pace e mi vado a guardare anche un po' di televisione. Allora bambini, la somma degli attendi si può anche invertire e rimane il solito risultato. Ovvero A più B avrà lo stesso risultato di B più A. Bene, passiamo all'interrogazione. Vediamo. Giorgia, quanto fa 8 più 4? Fa 14, maestra. No, sbagliato. Un'altra domanda. Quanto fa 8 più 5? Fa 11, maestra? No, Giorgia, ma hai studiato ieri sera? Sì, maestra, che ho studiato. A me sembra proprio di no, per questo ti do un insufficiente. Uffa, ragazzi, guardate! Mi ha dato un'insufficienza la maestra. Uffa. Sì, Giorgia? Posso andare in bagno? Fai veloce, va bene. Ok. Basta, ora vado a casa. Vediamo se c'è il babbo in casa. Entrare ora? Oh, forse mi è venuta un'idea. Adesso suona il campanello.
così il babbo crederà che è al postino e nel mentre io vado su ed entro in casa. Hanno suonato? Ma chi è? Non aspettavo nessuno io. Ma non c'è nessuno, si saranno sbagliati. Dove mi nascondo? Su in camera mia, perché in camera mia non ci va mai il babbo. Ma che carina. Però ora già è l'ora di dormire, perché a parte che ha dormito per 3 giorni interi, vabbè, dormi ancora, cucciola. Adesso però, ragazzi, mi è venuta fame, perché a quest'ora a scuola c'era la ricreazione e mangiavo. Adesso provo a scendere giù, prendere qualcosa da mangiare, però senza farmi scoprire. Eppure mi sembrava di averne lasciato mezzo. Vabbè. Stop. Andare a fare la pipì. Ci è mancato poco. Per fortuna che il babbo è andato in bagno, perché mi stava annoiando a vedere quel bruttissimo film. Ora metto un bel cartone. Ah, ecco, questo mi piace. Oh. Ora sto meglio. Cartone animato? Ma non stavo guardando un altro film. Vabbè. Ora facciamo la capriola. Wow, perfetta! Ora facciamo la doppia capriola. 1, 2, 3. Speriamo che il babbo non mi ha sentito. Dove mi nascondo? Qua sotto. Metto questo davanti, almeno non mi vede. C'è qualcuno? Ragazzi, l'avete sentito? Un rumore che veniva dal piano superiore. Ma chi è? C'è qualcuno su? C'è un ladro forse, ragazzi, in casa nostra. Guardate che sono armato. C'è qualcuno? Ho preso un'arma. C'è qualcuno su? Guardate che se c'è qualcuno, sono armato. C'è qualcuno? Lucio? Sei tu? Dove sei? Oh, Lucio, ma sei te a fare questi rumori? Mi hai fatto venire uno spavento. Ma che ci facevi nella camera di Giorgio, Lucio? Oh, mamma mia! Per un momento, ragazzi, mi sembrava che ci fosse un ladro a casa. Per fortuna era solo Lucio. Oh, ragazzi, comunque, oggi in casa stanno succedendo tante cose strane. Se siete d'accordo con me, lasciateci tanti like. Oh, ora si fa un po' di lavoro a computer. Ma chi ha il telefono? La maestra di Giorgia. Pronto? Sì, sono il papà di Giorgia, mi dica. Giorgia è scappata di scuola? Perché? Ha preso un brutto voto? Ma eppure ieri sera ha studiato fino alle 11 di sera.
Ma avete controllato in bagno, non so, dietro le porte? Non c'è, è proprio scappata. Ok, grazie per avermelo comunicato. Appena la ritroviamo, sarete avvertiti. Ok, ok, grazie, grazie maestra. Ma l'avete sentito? Giorgia è scappata di scuola perché ha preso un brutto voto! Ma io non capisco, ogni volta sembra la stessa storia. Ma ora, ma dove la vado a cercare? Ragazzi, mi devo nascondere subito perché se il babbo mi trova sono nei guai. Ce la fai a camminare? No. Vai, saltella così, andiamo in bagno. Fammi vedere, Giorgia. Guarda qua, Giorgia, guarda ancora. Ti sei tagliata lo scalino. Ma aspetta, guarda, ci metto un po' di questo. Ma io capisco. Ma non capisco. Fa male, eh? Aia, ci credo, Giorgia. Guarda qua che ferita che c'hai. Tu hai macchiato tutti i jeans di sangue. Giorgia, ma non capisco. Ma tu lo sai che dovevi essere a scuola? Ma lo sai? Ma che ci fai in casa? Ma che ti passa per la testa? Ok. Ma mi fa male. E lo so che ti fa male. Ora prendiamo un po' di cotone, un po' di acqua ossigenata e cerchiamo di tamponare. Va bene, aspetta qui. Aia, ma mi fa male. Ci credo che ti fa male. Guarda che taglio che c'hai, Giorgia. Guarda qua. Giorgia, dai! Mi dispiace Giorgia, se tu stavi a scuola questo non succedeva. Mettici la mano sopra che prendi un cerotto. Fai così, ce la fai? Vai! Ok. Tanto così. Oh, perfetto Giorgia, dai. Ora ti passa. Per fortuna ragazzi non c'è da dare nessun punto perché è una piccola ferita, ok? Magari ti apparirà dopo qualche livido, ma non c'è bisogno di andare all'ospedale. Ora però si va in camera, Giorgia, e mi spieghi perché sei scappata di scuola. Andiamo, ce la fai? Io vado, mi sono malissimo. Giorgia, ti sta bene, perché non dovevi scappare dalla scuola, anzi, mi spieghi perché l'hai fatto? Babbo, l'ho fatto perché io ieri sera avevo studiato tantissimo e oggi non mi ricordavo proprio niente e la maestra, lo sai che mi ha dato? Mi ha dato un'insufficienza, uffa, e quindi sono scappata da scuola. Giorgia, ma queste cose non si fanno, ma tu immagini che tutti i bambini che non studiano scappano dalla scuola, la classe rimane quasi senza alunni, non si fanno queste cose. Ragazzi, vi raccomando, non fate quello che ha fatto Giorgia, perché è una cosa pericolosissima e poi fate preoccupare i vostri genitori. Quindi Giorgia, io direi di concludere il video perché bisogna dare la bella notizia anche alla mamma, che era ancora la mamma Cinzia, non sa niente. Vuoi dire qualcosa a loro prima? Babbo, ragazzi, non scappate mai da scuola perché poi i vostri genitori si possono preoccupare. Possiamo concludere questo video qui, ragazzi. Se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow! E tu ora rimani in punizione in camera che devo chiamare la mamma. No, in punizione in camera. Papà, c'è il postino che mi ha dato questa busta. Che cos'è? Immaginavo. Guardate ragazzi. Avviso di sfratto. Cosa vuol dire? Che entro questa sera dobbiamo andare via di casa, Giorgia. No, ma perché? Perché io non sto pagando l'affitto. Perché con i soldi dell'affitto ti sto comprando i giocattoli che tu stai rompendo. Non voglio andare via da questa casa. E lo so, però ormai è successo, Giorgia. Dai, abbi pazienza. Troverò un altro lavoro e compreremo un'altra casa, va bene?
basta, non ce la faccio più. Giorgia, ma che stai combinando? Fammi vedere. Basta Giorgia. Ma che cosa c'hai in mano? C'ho il braccio e la gamba della bambola. Ma hai rotto la bambola nuova, Giorgia? Dai, per piacere, ma non si fa così, Giorgia, dai. Vabbè, ma non mi piaceva, poi me ne compri anche un altro. No, che ne compro più invece, anzi, facciamo così. Prendi il ciobello, prendi questa roba qui, vai in camera e lo rimonti. E non ti voglio più sentire, perché sto lavorando. E non distrugge più nulla. Muovi, per favore. Salvo, ma che sta facendo la Giorgia? Non lo so, è di là in camera, penso che stia giocando. Io sento troppo silenzio, eh. Ok, aspetta, vado a controllare. Perché la Giorgina quando fa silenzio vuol dire che sta combinando qualche birbonata. Andiamo a controllare. Oggi sono una parrucchiera perché le mie bambole hanno caldo. Oh sì. Vediamo che sta facendo la Giorgina. Oddio, non cadere, per favore. Ma sta tagliando i capelli alle bambole. Giorgia! Che c'è, bambola? Ma che sta facendo? Sto tagliando i capelli alle bambole, ma... perché c'hanno caldo. Ma che caldo, Giorgia? Non si fa! Ma le stai rovinando tutte queste bambole. Ma poi me ne compro un'altra, no! Dai. No, Giorgia, non te ne compro un'altra, perché costano un sacco di soldi. Non hai rispetto delle tue cose. Guarda, Giorgia, ti giuro, non ti compro più nulla. E basta. Anzi, ora vado via, Giorgia, perché non ti voglio più vedere. Posso subito quelle forbici che sono pericolose. E raccogli e sistema la camera. Ci siamo capiti? Ok. Ah. Oddio! Giorgia! Ma che cos'è tutta questa confusione? Ho buttato a terra i giocattoli vecchi, mamma. Ma Giorgia, ma tutto in giro per terra, guarda qua, ma poi i vecchi, anche se sono vecchi, se sono buoni si possono regalare a qualche bambino che ne ha bisogno, no? Lo sai, mamma, ma a me non me ne importa, li lascio così. Facciamo una cosa, Giorgia, guarda, perché sto perdendo la pazienza. Io esco dalla camera, torno fra 5 minuti, voglio vedere tutto in ordine. Chiaro? Va bene, mamma. Giusto. A me questi giochi non mi piacciono neanche. Salvo, guarda che la Giorgina si sta comportando malissimo. Lo so, anche prima l'ho trovata a giocare lì con le sue bambole, gli aveva strappato le braccia, le gambe, oggi è così. Però non va bene che non abbia rispetto per niente dei giocattoli che gli compriamo, non li può trattare male in questo modo, secondo me bisogna fare qualcosa. Ci sono, hanno suonato, Giorgia, per piacere vai tu ad aprire che hanno suonato giù. Sì, mamma, vado io. Grazie. Prego. Oh, c'è il postino che mi ha dato questa busta. Che cos'è? C'è scritto avviso importante. Avviso importante, è già arrivata. Giorgia, senti un po', mettiamoci su da tavola che ti dico una cosa, vai. Va bene. Allora Giorgia, vediamo cosa c'è scritto in questa lettera. Immaginavo. Guardate ragazzi. Avviso di sfratto. Egregio signor Salvatore, oggetto sfratto esecutivo, causa mancato pagamento affitto. Si notifica lo sfratto esecutivo immediato. Siete pregati di lasciare l'abitazione entro le ore 20 di questa sera. Babbo, ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Che entro questa sera dobbiamo andare via di casa, Giorgia. No, ma perché? Perché io non sto pagando l'affitto, perché con i soldi dell'affitto ti sto comprando i giocattoli che tu stai rompendo e quindi la proprietaria ci sta cacciando via. Perché deve dare la casa magari a qualcuno che ne ha bisogno. Ma poi dove dormiamo? Giorgia, non lo so, io non ho soldi, ho comprato tutti i giocattoli a te per dormire, magari questa sera dormiamo in macchina. Quindi cosa facciamo? Andiamo di là, facciamo le valigie, mettiamo solo il stretto necessario, ok? Quindi vestiti e si va via, ok? Perché stasera alle ore 20 entrano dei proprietari nuovi in questa casa. Andiamo. Non è giusto. Uffa ragazzi, però che si va via di casa.
giusto, perché allora la prima cosa il babbo ha detto di prendere solo i vestiti e niente giocattoli. Poi io ero anche affezionata a questa cosa, mi dispiace tantissimo. Ma poi tutti i miei giocattoli dove li metto? Perché anche ai giocattoli ci sono affezionata. Anche se prima li rompevo, mi piacevano tantissimo. Poi arriva qualcun altro, qualche altro bambino o bambina e ci viene a giocare con i miei giocattoli. Uffi! Però mi è venuta un'idea. Perché non posso metterci qualche giocattolo di nascosto senza che il babbo non mi vede? Cosa ci posso mettere? L'aereo. C'entra, è troppo grande. Ma nemmeno questo c'entra. Ma non è giusto. Questo ci dovrebbe entrare. No, non si chiude. Uffi, non è giusto. Però non è giusto che non mi posso portare i giocattoli perché sono molto affezionata. Era bello quando giocavo col camper, l'aereo, la casa di Barbie. Uffi. Ragazzi, se non sbaglio sento Giorgia che sta piangendo in camera. Si sarà fatta male di nuovo. Non capisco perché piange. Giorgina, ti sei fatta male? No. Ma che è successo? Perché piangi? Perché non voglio andare via da questa casa. Ma perché no, Giorgia? Ormai dobbiamo andare via. Ci hanno sfrattato, bisogna andare via. E amore, i giocattoli non ce ne possiamo portare, vi facciamo una cosa. Si va via, si va a dormire in macchina. Quando il babbo troverà un altro lavoro, prenderà un'altra casa nuova e ti comprerà tutti i giocattoli che vuoi. Ma adesso però bisogna andare via, perché tra un po' arrivano le persone nuove. Ok? E lo so, amore, purtroppo è successo, non posso farci nulla. Finisci di prepararti la valigia e andiamo, perché sono quasi le 8 e arriva gente nuova. Dai Giorgio, su, metti il giubbotto e bisogna andare via, dai. Vai, chiudi il giubbotto, per favore, fuori con freddo. Non è giusto. Dai Giorgio, andiamo, su che è tardi. Però non voglio andare via, non è giusto. Non voglio dormire in macchina, ci sono affezionata a questa casa. Lo so, vieni qua, dammi un abbraccio. E lo so, però ormai è successo Giorgio. Dai, abbi pazienza, troverò un altro lavoro e compriamo un'altra casa, va bene? Andiamo. Ok, aspetta Giorgia, prima di andare via però ti devo dire una cosa. Però è meglio che ci mettiamo subito sul divano. Ok, andiamo. Lascia qui la valigia. Babbo, che mi devi dire? Un'altra cosa brutta? No, in realtà no. Diciamo che la storia dello sfratto in realtà era uno scherzo. Non l'ha preso tanto bene. Giorgia, dai! Giorgina! Non ti voglio più vedere! Dai, Giorgia, era solo uno scherzo! Ma perché mi avete fatto questo scherzo? Ora te lo spiego. Allora, Giorgia, io e la mamma ti abbiamo organizzato questo scherzo per farti capire che ti stavi comportando male, perché da qualche giorno che prendi i tuoi giocattoli, li rompi, gli tagli i capelli, li lanci in aria, e non è giusto, perché io e la mamma lavoriamo tutti i giorni per comprarti tutto quello che tu chiedi. Hai capito quindi che hai sbagliato? Sì.
Sì, babbo, ho capito, scusa, mi dispiace tanto. Vabbè, dammi un bacino. Giorgio, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Mi raccomando ragazzi, non rompete mai i vostri giochi, perché i vostri genitori lavorano tanto per comprarveli e per farvi contenti. E poi, se non vi piace più un gioco ed è ancora buono, li potete regalare alle famiglie che ne hanno bisogno. Brava Giorgia, qui ti metto un bacio. Anche oggi abbiamo terminato un altro video, spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow. Giorgia, ma ora devi sistemare tutta la camera però. No, fa. Noi siamo Salvo e Giorgia.